Siamo ospiti degli stabilimenti Marcegaglia di Ravenna per effettuare un esperimento di confronto tra le emissioni di questo TIR 13.000 di cilindrata, confrontarne appunto le emissioni con quelle di una sigaretta. Il camion è collegato col tubo di scappamento a quel tubo di raccordo che immetterà direttamente gli scarichi del TIR in questo piccolo ufficio e successivamente valuteremo con un fumatore all'interno l'emissione appunto di una sigaretta. Il TIR sarà in funzione per 8 minuti e per 8 minuti il fumatore fumerà appunto all'interno di questo ufficio una sigaretta. Vedremo appunto la differenza in termini di particolato PM10 e PM2,5 e subito dopo vedremo anche a schermo, a video, il grafico appunto delle emissioni. Ecco, adesso il camion è stato spento, abbiamo quindi finito di immettere il gas di scarico del TIR all'interno dell'ufficio. Abbiamo aperto la porta per areare il locale e per preparare appunto l'ambiente alla successiva misurazione in cui faremo entrare poi il fumatore all'interno dell'ufficio, fumerà per 8 minuti una sigaretta e valuteremo appunto il particolato delle sigarette. Eccoci ai risultati. A video possiamo vedere tutti i valori delle emissioni sia del TIR che delle sigarette. In particolare in questo punto, in questo momento è stato acceso il motore del camion e il picco che si vede è appunto rappresentato dalle emissioni del tubo di scappamento del TIR. In particolare vediamo nella linea blu i valori di PM1, nella linea rossa rappresenta invece il valore di PM2,5, la linea nera i valori di PM10. Per 8 minuti il motore ha funzionato e lo strumento ha rilevato le emissioni appunto del motore del camion. Poi il motore è stato spento, abbiamo areato l'ufficio fino ad arrivare ai valori praticamente di background dell'ambiente e in questo punto abbiamo acceso la prima sigaretta e come vedete le polveri sono balzate a livelli molto alti. Se vogliamo guardare in particolare i valori di PM10, nel caso del TIR abbiamo raggiunto un picco massimo di all'incirca 200 microgrammi per metro cubo d'aria, mentre per quanto riguarda la sigaretta abbiamo addirittura superato i 700 microgrammi per metro cubo. L'esperimento che abbiamo condotto presso gli stabilimenti Marcegaglia ci consegna una scioccante verità. La sigaretta inquina 4 volte di più del motore di un camion. Questo dato ci deve far riflettere, noi medici a suggerire più convintamente la cessazione dal fumo. Ci aiuta a capire che possiamo rompere l'alibi del fumatore riguardo all'inquinamento, al fumo in una città inquinata e ci deve aiutare a sostenere una tesi, qualcosa che dobbiamo trasmettere ai nostri fumatori. Non fumate al chiuso e state lontani da persone che potrebbero soffrire di questo incredibile numero di polveri sottili, come gli asmatici, come gli anziani, come le donne incinta.